che poi sono 3-4 persone in Italia che scrivono a tutti i quotidiani d'Italia via mail, sono, non dico pagati, ma di fatto come se fossero pagati quelli che si erano lamentati dell'abolizione dell'ICI. Vi ricordate che dice: ma cosa me ne frega di risparmiare 500 euro? Cioè, pur l'odio contro di origine politica, allora io anche dando abolito l'ICI mi sento offeso perché mi hanno tolto il diritto di pagare l'ICI. Tempestano tutti i giornali d'Italia, tanti ripubblicano le lettere, sembra che ci sia un movimento di gente, in realtà sono quattro imbecilli che non hanno nient'altro da fare che scaricare il loro odio mandando queste lettere stupide, ma stupide, perché qualunque governo, io qualunque idea possa avere che mi toglie delle tasse, io lo ringrazio, ma indipendentemente dal mio credo politico, indipendentemente da quello del governo, i soldi non hanno non puzzano, diciamo così, come dicevano i latini, e soprattutto non hanno colore politico. Quindi un governo che mi riduce le tasse, ben venga, uno che me l'aumenta, ma se ne vada. Adesso la stessa cosa per, l'avete sentito, per la tessera che verrà data per le persone povere di avere 400 euro di buoni sconto, di poter comprare, di utilizzare questi 400 euro. Ecco, avete visto insorgere anche lì gli intellettuali, quelli da salotto, quelli che guadagnano 30-40 mila euro al mese, offesi dal fatto che vengano dati ai poveri 400 euro, addirittura definiti di elemosina. Ma questa gente che venga un po' al banco alimentare, Chiaveri, quando noi raccogliamo il mangiare e che poi i colleghi, gli amici vanno a distribuirlo a centinaia e centinaia di famiglie a Chiaveri, e non parlo di migranti, parlo di chiavaresi, centinaia e centinaia di famiglie che se non gli si portasse tutte le settimane il sacchetto con la spesa li troverebbero morti, stecchiti in casa. Ecco, questa gente che si offende perché lo Stato dà una tessera con 400 euro, che venga un po' una mattina a portare i sacchetti a casa delle persone povere, indigenti che abitano a Chiavari, non lasciamo stare il profondo sud, vogliamo una delle città più ricche d'Italia, Chiavari, dove 500-600 famiglie resistono quotidianamente grazie a questi sacchetti. Ecco, questa gente che predica, che sputa su questi soldi considerandoli un'offesa, un affronto alla dignità personale, se venissero una mattina a portare il mangiare a queste famiglie e gli si dice: guarda che ti arriveranno anche 400 euro, e posso immaginare come si illumineranno gli occhi di gioia a tanti anziani sapendo di avere 400 euro, perché per chi guadagna migliaia di euro sono niente, si lasciano di mancia 400 euro, ma per chi ci vive un mese con 400 euro, averne in più vuol dire avere una quattordicesima oltre la tredicesima, vuol dire allungare l'aspettativa di vita. Quindi i cretini della settimana, e diciamo pure i cretini per tutta l'estate, sono queste persone ricche, ricche, che sputano sui soldi che vengono dati ai poveri. Amici, lasciamoci con questi cretini. La trasmissione è stata lunga, ma è l'ultima, e quindi un po' di esagerazione ci voleva. Ci rivediamo il 3.